Ecco, ciao ragazzi. Avvisa Cristina che sono in diretta. Ora vediamo chi si collega. Allora, sono ad una festa di 18 anni perché è finita la mia giornata di campagna elettorale e adesso sono alla festa di Alessia. Sono passato a farle gli auguri, ma stanno guardando un video commovente e allora ne ho approfittato per trovare un angolo in cui tenere questa diretta. Peraltro tanti amici mi esortano, arrivati a mezzanotte, a fare la diretta, ma io non sempre riesco a finire la mia giornata prima della mezzanotte e quindi non ci riesco tutti i giorni. Allora vedo che un po' di amici si collegano, vediamo. Nicola Belardo, ciao Nicola. Carmela Casertano, c'è Mauro, c'è Raffaele Squeglia che sta facendo una bellissima campagna elettorale a Marcianise, c'è Gaetano Roviello, Modesto e Teresa Di Pietro, c'è Marcello, c'è Achille Schiavone da Casal di Principe, ciao Achille, c'è Pasquale Di Maio. Non mi compaiono tutti, eh? Allora ragazzi, cominciamo con la nostra diretta. Oggi gli argomenti sono tanti. Questa è stata una giornata molto intensa, che io ho cominciato girando le aziende del Casertano, come faccio quasi tutte le mattine. Ho ascoltato chiaramente le esigenze di chi mi ha ospitato, i problemi della categoria e ho raccolto anche un po' di consenso, perché quando vai in un'azienda e conosci le problematiche del settore, magari riesci anche a chiedere fiducia per il tuo operato. Ciao Michele Rozzera. Allora, oggi che abbiamo fatto? Dicevo, sono stato a fare un giro per le aziende del Casertano, poi ho incontrato un po' di amici in giro in città a Caserta e poi mi sono diretto a Napoli, dove c'è stata una manifestazione bellissima. C'è stato Matteo Salvini, una manifestazione in risposta agli attacchi che quotidianamente in questa campagna elettorale subiamo. E poi sono stato a cavoli, c'è il tanti auguri ragazzi. Allora dicevo, poi sono andato a Sessa Aurunca, abbiamo passato la serata con gli amici di Sessa Aurunca. Il gruppo è forte ed è pronto a dare un grande risultato in questa campagna elettorale. Di cosa si è parlato? Intanto ieri era l'11 settembre, che è un giorno secondo me molto importante per tutto l'Occidente, per non dimenticare. Ora si potrebbero dire tante cose, io dico semplicemente che ricordo dove ero in quella data. Io in quell'11 settembre mi trovavo stranamente nell'ufficio di mio padre, che era presidente del Consiglio regionale della Campania. L'unico giorno in cui l'avevo seguito, perché non ci vedevamo tantissimo, e quindi quella mattina ricordo che volevo, insomma, che abbiamo passato la mattinata insieme, e ricordo lo sconcerto nel vedere quelle immagini in televisione, in diretta TV. Poi sono stato altre due volte a New York da quel giorno, ci sono stato l'anno successivo e poi dopo qualche anno, ossia l'anno scorso, e chiaramente ho avuto modo di cogliere, specie nel 2002, lo sconcerto e ancora l'incredulità di tutti i newyorkesi rispetto ad un evento così tragico, che noi non dimenticheremo mai, perché la nostra natura di occidentali non deve,
non deve farci perdere la bussola rispetto alle nostre radici, per cui questa è una data importante. Della manifestazione ho detto, veniamo a un po' di appunti che ho preso mentre ero in macchina. Intanto mi sorprende che non si parli di quello che accadrà all'ASL Napoli 1, cioè sarebbe dovuto essere il tema della campagna elettorale. Tutti sappiamo che l'ASL Napoli 1 sarà commissariata dal governo per infiltrazioni camorristiche e nessuno parla. In questa campagna elettorale il ministro dell'interno ha deciso di congelare, chiaramente per non mettere in imbarazzo il candidato del PD, e quindi noi stiamo portando avanti una campagna elettorale come se l'ASL Napoli 1 non vivesse i problemi che conosciamo, come se non ci fosse un'inchiesta aperta e soprattutto come se dal giorno dopo nulla dovesse accadere. Invece già, sappiamo già che da qui a dicembre l'ASL Napoli 1 sarà commissariata. Ci sono dichiarazioni roboanti di ministri di qualche mese fa e adesso la campagna elettorale ha tacitato tutto. E beh, io lo ricordo. Così come ricordo, oggi sono andato a rileggere una delle tante iniziative di De Luca. Il Ruggi di Salerno riceverà 330 milioni di euro dal piano di edilizia ospedaliera e il nostro policlinico di Caserta è ancora lì. Ecco, su questo io vorrei aprire una bella riflessione con tutti i candidati del centrosinistra, o meglio con De Luca in primis, cioè spiegaci per quale ragione, che bisogno c'era di destinare 330 milioni a Ruggi di Salerno quando abbiamo ancora il policlinico di Caserta fermo e un'iniezione di liquidità sarebbe stata vitale già da qualche tempo, quando nessuno poteva prevedere che saremmo finiti in una pandemia da Covid. Quindi, primo tema, l'ASL Napoli 1 sarà commissariata perché la sanità gestita da De Luca e da questa sinistra è una sanità che vive di clientele e vive di gestione del potere, c'è poco da dire. Andate in qualunque ospedale, parlate con i medici e gli operatori sanitari, gli infermieri, e leggerete qual è il clima, un clima soffocante in cui non si riesce a lavorare, perché l'obiettivo non è l'erogazione del servizio al cittadino, ma è una gestione del potere per il potere. E allora, quando il giorno dopo le elezioni verrà commissariata l'ASL Napoli 1, allora molti probabilmente si interrogheranno e diranno: ah, ma allora ho sbagliato a votare De Luca, non avrei dovuto votarlo. E invece siamo in un paese in cui i poteri, in questo caso il governo, decidono di condizionare senza ritegno le scelte dei cittadini, e soprattutto non esiste più la politica, perché qualunque ministro si sarebbe assunto la responsabilità di un commissariamento prima della campagna elettorale. Poi qualche giorno fa mi sono arrivati degli screenshot di un dibattito in provincia di Caserta. Ogni tanto si accende un dibattito sulla Lega, poi anche sulla mia persona. A volte il dibattito è portato avanti anche da qualche amico di sinistra che conosco, e io ho grande rispetto per chi ha idee diverse dalle mie, però ho letto un commento ad un certo punto. Un ragazzo ha risposto a questo neofilosofo della politica che contestava la sola presenza della Lega a queste elezioni. E questo suo amico gli diceva: sì, vedrai che Zinzi prenderà un voto alla persona, e quindi in città ci saranno tanti amici che voteranno per Giampiero perché voteranno la persona. E allora, di tutta risposta, questa persona diceva: sì, ma che c'entra il voto alla persona? Lì si vota la Lega. Intanto, come se votare centrodestra, il primo partito del centrodestra, significasse o significhi votare il diavolo, e questa è già una concezione che porta ad un sentimento incomprensibile. Stiamo facendo politica, ci si confronta su idee politiche, sulle proposte, sui programmi e soprattutto sulle differenze. Dal momento che io ritengo che le differenze in politica siano
determinate dalle azioni di ciascuno, allora a me devono venire a spiegare che differenza c'è tra i miei comportamenti di questi 5 anni e quelli di un buon politico di un'altra area politica. E allora questo pregiudizio è un pregiudizio ridicolo che va superato. Ricordo che un po' di tempo fa esisteva la presunzione della sinistra a ritenere che le battaglie ambientaliste fossero una loro prerogativa. Beh, io in questi anni credo di aver sdoganato anche questo cliché, quantomeno nel nostro territorio. E allora vorrei dire all'amico che ha che rispetto e che ha tutta la mia simpatia e che ha un'ottima tavola calda al centro di Caserta, che ha fatto dei commenti su di me, ma andrò a prendere il caffè nei prossimi giorni per farmi una risata con lui, che è un amico dichiaratamente di sinistra, beh, mi deve venire a dire quale altro consigliere regionale ha fatto una battaglia quando in consiglio regionale è arrivata la proposta di delibera di proroga delle attività estrattive, 8 anni più 8 anni. Non ricordo ci sia un solo collega di centrodestra o di centrosinistra che si sia alzato e abbia contestato la possibilità che a ridosso dei centri abitati nel nostro territorio si continui a cavare in nome della riqualificazione. Non è una battaglia contro qualcuno la mia è semplicemente una battaglia di territorio, però a me non pare che la sinistra ambientalista abbia detto una sola parola o che qualche consigliere regionale di sinistra abbia sostenuto la mia stessa tesi. E allora, questo è il primo tema. Terra dei Fuochi, non volete votare la Lega oppure non si vota la persona? Beh, allora trovatemi una persona, un collega, un consigliere regionale che abbia fatto una vera e propria battaglia contro il sistema che alimenta i roghi di rifiuti. Io non ne ricordo uno soltanto. E poi, ragazzi, la nostra città, la città di Caserta, è letteralmente in ginocchio, eppure governata dalla sinistra. E allora, se a voi sta bene tutto questo, benissimo, allora ci sta anche la critica rispetto ad una collocazione politica che non vi piace. Ma il voto alla persona è sacrosanto, e sapete perché? Perché fortunatamente c'è il voto di preferenza, che può bocciare un candidato, e mi auguro di non essere bocciato, chiaramente, o può promuovere l'operato di un candidato, anche al di sopra della simpatia o del consenso che attrae il partito. E allora, se ci lamentiamo del voto alla persona, se ci lamentiamo della presenza sui territori, se ci lamentiamo di tutto questo semplicemente perché non ci piace la Lega o non ci piace Salvini, e beh, vuol dire che non abbiamo capito che siamo governati da un sistema che non elegge, non consente ai cittadini di eleggere i parlamentari, un sistema sostanzialmente bloccato dove la preferenza esiste ormai soltanto per le elezioni regionali in alcune regioni e per le elezioni comunali. Allora io invece ritengo che il voto alla persona sia un valore da difendere, per cui se una persona ha operato bene ed è conosciuta per i suoi comportamenti in positivo, allora merita dal mio punto di vista di raccogliere consenso. Se una persona invece non ha operato bene, merita di perdere consenso. Per cui dico all'amico da cui andrò a prendere un buon caffè che deve rivedere la sua idea di democrazia, e lo deve fare alla luce di una valutazione precisa dei candidati. Per cui prima di votare si vada a studiare il curriculum dei candidati e quello che i candidati hanno inteso fare in questi anni, e poi scoprirà che probabilmente la Lega ha la lista in cui ci sono candidati impegnati e seri e vicini al territorio, e allora probabilmente sarà l'opzione anche migliore per un uomo di sinistra come lui. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Allora, qui ci sono un po' di amici che si collegano. Porto di Mare, Antonio Belli, grande, Peppe Giuliano, buonasera. C'è addirittura mia cugina Carmen dalla Calabria, che saluto. Poi c'è Marinella, c'è Nicola Costanzo, c'è Franco Magellano da Teano, grande, unico consigliere di maggioranza che vota il centrodestra, lo ha dichiarato oggi. C'è Carolina, c'è Maurizio, c'è Geppino, c'è Gaetano. Allora,
Intanto noi nei prossimi giorni organizzeremo una, e chiaramente gli incontri si susseguono, ma probabilmente giovedì verrà in città il presidente Caldoro e faremo qualcosa in città intorno alle 20 a Caserta, per cui ve lo anticipo così vi potete tenere liberi e partecipare ad un bel aperitivo con noi in cui faremo un po' di riflessioni insieme. Carmela mi dice: ma esiste solo Salerno? Sì, per De Luca esiste solo Salerno. Dirette per sempre. Ciao Eufrasia, buonanotte Angela Ristaldo. Valentina dice: le dirette le vogliamo anche d'opero. Allora Valentina, io ho iniziato questa storia delle dirette durante il lockdown, poi finito il lockdown ho smesso perché ho pensato che avrei rotto le palle eccessivamente a tutti, e poi mi sono reso conto invece, non potendo fare comizi in giro. Allora, Nicola mi dice: sei ancora in giro a mangiare? Non si vede che sono ingrassato. Ciao Pepperocco, grazie dell'ospitalità di questa sera. Ciao Rosario Pezzella. Ciao Michele Gallo. Ciao Francesco Musica. Ciao Vincenzo Cecere. Ciao Antonio. Ciao Alfredo Tramonti. Allora, dicevo, Valentina, ho smesso a un certo punto perché pensavo di poter essere pesante, e invece poi ho ripreso perché non potendo fare i comizi né assembramenti, l'unica soluzione che avevo era fare le dirette. Ma dal momento che i miei incontri si succedono durante tutta la giornata e non ho mai un minuto per fare una diretta, allora utilizzo la notte in cui mi seguono chiaramente meno persone perché mi possono seguire solo quelle sveglie, ma poi la registrazione Facebook consente di seguire una diretta anche durante la giornata, per cui va bene così. Ciao Angelo Palmiero, sei pronto? Ciao Nunzia. Bene, 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 bene. Allora ragazzi, devo andare a fare gli auguri ad Alessia, sennò faccio una figura proprio di cacca, perché sto qua, sono arrivato mentre pubblicavano, cioè mentre trasmettevano il video, e ora sono seduti a tavola e secondo me stanno anche mangiando la torta, e io un pezzo di torta lo mangerei volentieri, quindi io tra poco vi abbandono, tanto non vedo, non ci sono provocazioni, non c'è... Ah, Anthony Pascarello, un abbraccio da New York City. Oh, grazie, che piacere, spero di venirti a trovare presto. Vabbè ragazzi, ciao Gerardo, sì, ci vediamo a Formicola. Allora, datemi qualche spunto così, no, Nunzia, la dieta non sono in grado di farla, non sono bravo. Ciao Pietro Raucci. Allora, dal momento che state crescendo, io suggerirei o mi date qualche altro spunto oppure faccio un break e vado a fare gli auguri ad Alessia e mangio anche un po' di torta. Però battute a parte, io da domani inizierò a martellare su sta storia dei 330 milioni di euro per i Ruggi di Salerno. È una roba assurda e soprattutto a me fa sorridere che De Luca non dica più una parola, e in queste ore è riuscito soltanto ad... Allora, Michele Giugno, non mi devi salutare, perché se voti quello schifo di coalizione di centrosinistra, io ti tolgo il saluto, te lo voglio dire. Quindi comincia a ricrederti. Ora mi hai mandato i saluti, adesso ricrediti, convertiti, pentiti, ce la puoi fare. Allora, dicevo, è un assurdo che in provincia di Caserta non si parli di tutto questo. È un assurdo che ci sia ancora qualcuno che abbia intenzione di votare per una coalizione salernocentrica che ha portato le poche risorse destinate al nostro territorio inesorabilmente verso Salerno. Questi 330 milioni destinati a Ruggi di Salerno sarebbero potuti essere destinati al Policlinico di Caserta, o comunque dimostrano un'attenzione costante e precisa da parte di De Luca
verso... Ah, vedi, Michele Giugno si sta convincendo, vediamo. Verso Salerno e soprattutto una volontà politica precisa a lasciare la sanità in provincia di Caserta come una sanità di serie B. Questo è quello che sto raccontando girando per i territori. Allora, mi dice Franco, sì, mettiamo nella nostra misera urna qualche voto. Va bene, lavoriamo che ci sono ancora tanti giorni. Ecco qua, ciao Giampiero, il ministro Costa oggi ha annunciato che l'area vasta di Giugliano ridiventa SIN, passaggio fondamentale per ottenere finanziamenti. Non credi che sia necessario questo passaggio anche per l'area vasta del Casertano soggetta a sversamenti illegali e roghi? PS, è stato fatto un protocollo speciale per un intervento di pulizia al territorio tra Giugliano e Caivano. L'unico non è proprio stato De Luca, atto grave nei confronti dei cittadini. Allora, caro Giancarlitos Liccardo, io ho un'idea molto precisa. De Luca ha delle grandi responsabilità. Ha ricevuto 500 milioni di euro per rimuovere le ecoballe e ne ha rimosso l'11%, quindi di 5.700.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle, la maggior parte, il 90%, l'89% delle ecoballe è ancora lì. E quindi ritengo che di De Luca non si debba parlare più. L'evanescenza del ministro Costa è un altro elemento su cui riflettere. Anche io conservavo grandi aspettative rispetto all'impegno di Costa. Abbiamo visto nel protocollo d'intesa firmato lo scorso anno che cosa c'era? Niente, ne abbiamo parlato tutti, ne ha parlato Report, semplicemente viene finanziato il monitoraggio in terra dei fuochi attraverso la regione, quindi Costa non fa altro che dare i soldi a De Luca per far girare dei dipendenti della regione in auto a verificare dove sono le microdiscariche nelle campagne. Per cui di che parliamo? Ora Costa fa l'annuncio e fa riferimento all'inserimento dell'area vasta di Giugliano nei SIN. Non è questa la soluzione. La soluzione è prendere di petto, prendere il toro per le corna e affrontare il fenomeno Terra dei Fuochi in maniera seria. Intanto Costa ci dica realmente qual è il livello di inquinamento di queste aree, perché non lo conosce nemmeno lui e non lo conosce neanche la Regione Campania. In più ci metta i soldi per Terra dei Fuochi e metta i soldi per la rimozione delle micro discariche nelle campagne. Questo è quello che dovrebbe fare un ministro, peraltro che racconta la sua storia collegandola all'emergenza Terra dei Fuochi, ma non ha dato un centesimo in più rispetto agli altri per questa nostra battaglia, per cui lo ritengo poco credibile. Sì, Rita Giuseppe Pellegrino, hai ragione, bisogna pensare anche alle scuole che sono vergognose oltre alla sanità. Beh, alla scuola ci pensa Azzolina che deve andare a casa. Quando l'ho ascoltata la prima volta credevo fosse una caricatura, un'imitazione, e poi dopo ho scoperto che era realmente il ministro in persona, per cui siamo messi proprio male, ragazzi. Questo è uno dei governi più ridicoli che io abbia mai visto insediarsi. Ah, ecco Domenico. Palmeri cosa ne pensa dell'industria aerospaziale in profonda crisi? Posso dire cosa ne penso io, non ci sono investimenti, nessuno crede più nel rilancio del CIRA e io lo dico credendoci, quindi ritengo che quanto prima debba costituirsi una filiera tra governo e Regione Campania seria, che veda anche l'amministrazione comunale protagonista, ma questa è un'amministrazione comunale a capo che non pare avere le caratteristiche per gestire situazioni difficili, per cui Domenico dobbiamo mandare a casa De Luca e soprattutto andare al voto quanto prima, a quel punto sapremo costruire una filiera importante. La Palmeri cosa ne pensa? Poi mi fa battute cattive, non credo pensi sull'argomento. Sì, Azzolina con i banchi a rotellina. Ciao Gennaro Morra.
Ciao Gennaro, allora ti sto cercando da un sacco di tempo perché ti voglio chiedere il voto, ma non riusciamo poi a vederci. E quindi te lo chiedo in diretta. Tanto non c'è chi votare. Allora, ciao Alessandro Sala, teniamo duro, ci siamo quasi, hai ragione. Rozella, sì, ora vado a fare gli auguri. Angela Ristaldo, voto per la persona. Sì, cara Angela, noi dobbiamo votare la persona. È assurdo immaginare che si scelga a prescindere dalla competenza, dalla presenza sul territorio, da quello che un candidato sente di fare per la propria terra. Gennaio, volevi chiedere il voto? Dai, ah. Non sei candidato. Quando ti candiderai me lo potrai chiedere. Ah, Nunzia, Giampiero i bambini in primis. Allora, mi dai lo spunto per dire un'ultima cosa, e poi andrò a fare gli auguri ad Alessia, insomma, che merita di essere festeggiata a dovere. Domani mattina, ci incontreremo sotto all'ASL, o meglio, c'è una manifestazione di genitori per i bambini speciali. Io ho intenzione di partecipare. Mi sento coinvolto e non perché siamo in campagna elettorale, ma perché è una priorità nel mio programma da consigliere regionale e soprattutto è una priorità inserita nel programma del centrodestra. I bambini speciali sono la priorità nella nostra visione di campagna. È un modello di governo nuovo che non trascura le disabilità e che mette i bambini speciali al centro, per cui domani mattina io sarò al Monumento ai Caduti, insomma passerò semplicemente per far sentire la mia presenza e il mio supporto. Ciao Josephine, ciao. La manifestazione di domani è alle 10 del mattino e poi alle 11 andrò in UGL per un convegno e ringrazio gli amici dell'UGL di Caserta per averlo organizzato, per cui questo è più o meno il programma di domani. Poi nel pomeriggio sarò a Falciano del Massico per incontrare gli agricoltori, poi faremo un incontro il comitato elettorale lì e poi una puntatina a Castel Volturno. E chiudiamo la giornata a Mondragone con gli amici di Mondragone. Anche lì c'è un legame speciale con tutto il territorio, e ci tengo moltissimo. Per cui, insomma, vi ho anche detto il programma di domani e ci vediamo magari domattina alle 10 al Monumento ai Caduti perché credo sia un incontro significativo veramente per tutti. Allora, ragazzi, vado a fare gli auguri ad Alessia e spero che questa diretta vi sia piaciuta. No, Domenico, il biodigestore. Invece del biodigestore parleremo giovedì, alle 18:30. Vi dirò a breve la location, ve la dirò domani, per un incontro organizzato dalla consigliera comunale Emiliana Credentino. E del dottore Cesare e dal dottore Cesare Di Zazzo in zona Acquaviva, proprio per spiegare le ragioni del nostro no al biodigestore che vuole Marino. Cioè Marino non ne azzecca una, ragazzi, veramente è un disastro. Ma una roba. Oggi ha dovuto chiedere i voti all'opposizione per farsi approvare il bilancio e c'è anche qualche amico che è così generoso da avergli concesso. Gli ha fatto una cortesia, insomma, ma tanto si va a votare in primavera e quindi non ha scampo. I cittadini casertani lo bocceranno sonoramente. Non è stato in grado di farsi approvare un bilancio dalla maggioranza che è stata eletta con lui. Cioè, veramente una roba vergognosa. E soprattutto l'assenza della politica. Cioè, Marino e il PD sono stati una delusione per l'intera città e soprattutto hanno dimostrato la loro piena e totale incapacità amministrativa. Vabbè, ma di questo ne parleremo più avanti. Ciao Domenico, Sabatino Frignano c'è. Grande, grande.
Ciao Luigi Verde, buonasera. Ti aspettavo a sesta stasera, non ti ho visto, Allora, Domenico, sì, con Emiliana, ti aspettiamo giovedì pomeriggio. Ti ripeto, parleremo del biodigestore, che poi è un tema che coinvolge anche i comuni limitrofi, San Nicola, Casagiove. So che la lista Casagiove nel cuore è tutta schierata sul no al biodigestore. La stessa cosa il centrodestra a San Nicola la strada, quindi avremo di che parlare, insomma, questa battaglia la porteremo avanti. Io credo che il biodigestore non si realizzerà perché il prossimo sindaco di Caserta, a meno che Marino non metta il turbo, non potrà consentire uno scempio così grande, peraltro in una località non adeguata e non adatta ad ospitare un impianto che tratta la frazione organica, che è l'immondizia che puzza di più. Va bene, ragazzi, allora vi saluto, vado a fare gli auguri ad Alessia e ci vediamo domani mattina. Ci siamo detti un sacco di cose e, insomma, aspetto commenti, riflessioni, spunti, e ci vediamo domani. Vi abbraccio, buonanotte, ciao. Ciao Aldo, buonanotte. Grazie Antonio, grazie.